E siamo con Roberto Dal Masso, vice capitano del Cuneo Sitting Volley, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. E con Orazio Tallarita, capitano del Cuneo Sitting Volley, benvenuto Orazio. Grazie mille, ciao a tutti. Allora, Roberto, grande entusiasmo per te, sappiamo che sei stato convocato da parte della nazionale italiana maschile di Sitting Volley per la Silver Nation League a giugno, è giusto? È giusto, c'è stata questa manifestazione internazionale appunto in Slovenia, dove c'è stato modo appunto di esordire con la nazionale. Ho avuto anche la fortuna di giocare tutte e cinque le partite da titolare e devo dire che è stata un'emozione incredibile, in primis proprio con la consegna della maglia azzurra o della maglia bianca, ma sempre della nazionale. È stato veramente emozionante. Oltretutto, prima delle partite c'era l'inno nazionale suonato, insomma, e cantato da Emozionante. noi. È veramente emozionante, sì, è qualcosa che non avevo mai provato, ma sempre sognato, decisamente da pelle d'oca. So che siete stati in Olanda con gli azzurri per il torneo internazionale di Assen a luglio, vero Orazio? Abbiamo partecipato a questo evento internazionale, un torneo che si fa da parecchi anni in Olanda, dove si ritrovano sia le nazionali maschili che femminili e si può dire che ci sia l'elite del sitting volley. Grande emozione anche per me, prima convocazione, prima volta che indossavo la maglia della nazionale e ti riempie d'orgoglio, un'emozione che è difficile da spiegare. Quali sono invece le tue aspettative, Roberto? Ma sicuramente diciamo che in questo momento ci abbiamo preso gusto. Abbiamo un collegiale molto importante adesso verso la fine di agosto, dove faremo anche da sparring partner alle ragazze che sono qualificate per le Paralimpiadi. Quindi andremo, diciamo, ad allenarle in modo che si possano classificare il più in alto possibile. Speriamo sinceramente in una medaglia da parte loro, perché servirebbe anche a tutto il movimento del sitting. Per cui direi che in questo collegiale ci aspettiamo veramente di conoscere già anche i programmi che da ottobre, diciamo, saranno già in prospettiva del 2025. 2025 è l'anno in cui ci saranno i campionati europei e c'è da lavorare durissimo perché noi vogliamo assolutamente esserci e fare parte di quella spedizione europea. E portare a casa un buon risultato. Assolutamente sì, anche perché da lì è solo una partenza per magari qualificarsi poi per le prossime Paralimpiadi che si svolgeranno appunto a Los Angeles e quindi diciamo che ce n'è. Invece, quali sono le tue aspettative, Orazio? Dal futuro sicuramente mi aspetto dei miglioramenti, vogliamo portare dei miglioramenti anche a livello di club, non solo di nazionale. E abbiamo tante cose in ballo. Il primo appuntamento che ci viene in mente è quello del 14 settembre, qui proprio a San Rocco di Castagnaretta, la festa di San Sereno, dove invitiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando e tutta la popolazione di Cuneo a venire a vederci e perché no a provare, perché è uno sport che una volta che si abbatte lo scalino d'ingresso, ti siedi a terra, provi a giocarlo, poi non te ne vai più. Roberto è l'esempio, l'ho incontrato a una festa, gliel'ho proposto, era un attimino titubante, è venuto la prima volta in palestra e adesso non ha più smesso. Anzi, quando smette è in astinenza. Io vi ringrazio moltissimo per essere stati qui con me in studio. Grazie a te di averci invitato, grazie al pubblico che ci ascolta. Ringraziamo Roberto Dal Masso, vice capitano del Cuneo Sitting Volley, e Orazio Tallarita, capitano del Cuneo Sitting Volley. Grazie ancora. Grazie mille a voi.